rimaniamo concentrati a fare le cose. Ma qual è il passaggio di Visco che vi è più piaciuto? Beh, dove parla di tutela del risparmio e di riduzione del debito pubblico. Lei è stato sempre un paladino dell'Italia. Sì. E rispetto alle valutazioni meschine. Pensa che non lo sia più. No. Quindi rispetto alle valutazioni meschine che diceva Visco nella sua relazione, che cosa dice in merito all'Italia? No, che l'Italia è un paese forte, solido, deve essere accompagnato in un percorso di crescita, ma la crescita non può avvenire aumentando il debito pubblico. Questo è assolutamente inimmaginabile in qualsiasi paese e non è perché ce lo dicono da altri paesi che dobbiamo ridurre il debito pubblico, ma per far parte del modo con cui si amministrano le famiglie in tutta Italia. Quindi mi sembra che sia una considerazione da buon padre di famiglia quella di Visco. Lo spende a tre banchi, come se lo spiega? C'è una incertezza e una grande decisione di timore sul nostro paese, ma che è completamente scorrelato rispetto ai fondamentali dell'economia. Però ci sono voci. Scusatemi, io devo tornare a lavorare perché sennò poi lo spread lo facciamo diventare realtà. Ma si aspetta un intervento della BCE in queste ore?